Lick, ben ritrovati miei cari mentori dell'Ujona Barcalcio. Guardate che spettacolo dove ho portato oggi. Questa è una veduta da Alfama, va bene? Quindi siamo sempre ovviamente a Lisbona, rinominati in questo frangente di periodo Lisbona Barcalcio. Ho comunque sentito, tornando a parlare di Bulagna, ovviamente le parole di Di Vaio pronunziate, penso, alla conferenza di presentazione di Joaquin Sosa, che ho letto e ho visto che l'hanno presentato così come è stato ufficializzato sopra il sito ufficiale del Bologna l'arrivo di Nicola Moro. Quindi a ore, a giorni, staremo ad attendere anche quello ufficiale di Joshua Zirkzee, che sappiamo essere tutti questi rinforzi del nuovo Bologna. Prima di iniziare comunque a dibattere di questo, Abrakmand, da queste vedute iscrivetevi a questo canale che ve le mostra e vi parla sommamente nonché in maniera erudita di BFC. Quindi iscrizione, condivisione e ora subito, mio cara ventrice, mio caro ventore, lascia il tuo mi piacino al video dell'Ujona Barcalcio. Iniziamo da Joaquin Sosa, che si è presentato. Ho letto che la trattativa da lui dice essere nata e conclusasi in un mese, va bene, in un mese la trattativa con i National de Montevideo, che ne deteneva il cartellino, appunto, è andata in prosieguo fino a raggiungere l'accordo con il giocatore, che si è detto appunto non esitante dall'accettare Bologna ed è contento dunque di essere qua e non vede l'ora appunto di ambientarsi, di migliorare anche con le trame difensive, perché comunque l'Italia, si sa, è un posto dove i difensori vengono che sono un po' da sgrezzare e poi ripartono che sono dei difensori da Europa. Chissà mai che non si giochi altrove oppure la possa finalmente giocare qua da noi. Personalmente ci credo ben poco, intanto potrete sentire magari in sottofondo del vento che potrebbe impedire, ok, magari un ascolto ottimale da parte vostra, però diciamo avete in ricambio delle vedute, niente male. E ho sentito le parole di Di Vaio che meritano, secondo me, di soffermarcisi un attimino, perché dice che serve ancora un rinforzo in difesa, ok, e che si sta parlando con l'allenatore sui tanti profili che il Bologna sta vagliando. Ora, che arrivati a pochi giorni dalla chiusura del mercato si sia ancora lì a vagliare dei tanti profili, no? E magari non se n'è ancora individuato uno nello specifico dove si è sicuri, perché io ragiono sempre così: quando ci sono troppi nomi, secondo me c'è qualcosa che stona, perché ci deve essere un obiettivo A su cui, diciamo, dare attenzioni prioritarie. Invece sembra che no, che in questo mercato ci siano sempre stati tanti nomi e che sì, si vagli, ovviamente si spera il profilo che possa essere, diciamo, d'incastro maggiormente con le trame di gioco del Bologna, se qualcuno non l'ha capito, le ha capite, cioè magari chiederemo a Skorupski, che ha capito, poiché ha rinnovato, no, sul progetto del Bologna, magari lui ne sa di più su quali siano poi anche le trame tecnico-tattiche del Bologna, ma vabbè, qui abbiamo fatto una digressione. E quindi sarà anche Mihajlovic a dire quel giocatore sì, quel giocatore no, e se così fosse ci sarebbe veramente da toccarsi i maroni, visto e considerato tutte le volte che Mihajlovic ha fatto degli abboccamenti alla dirigenza per acquistare dei Zugador. Ok, detto questo, quindi il Bologna comunque ha annunciato che verrà fatto un ulteriore acquisto. Staremo a vedere su chi ripiegheremo, perché purtroppo il termine esatto come verbo predicato verbale da utilizzare, secondo me, è proprio ripiegare. Ma poi un'altra frase che mi ha lasciato un attimo di stucco, che ha pronunziato Marco Di Vaio, è stata quando, parlando, no, perché gli hanno chiesto di Saputo e lui ha detto che con Saputo in questi giorni si sta parlando di mercato, si sta parlando ovviamente di Bologna nei termini, no, di quello che lui ha visto contro il Milan, cioè ben poco, va bene, e che si sta lavorando tutti insieme per cercare di ottenere delle posizioni di classifica diverse. Cioè, non siamo in un momento dove persino i dirigenti del Bologna faticano a dire posizioni di classifica
migliori rispetto a quelle che non abbiamo avuto, rispetto a quelle che abbiamo ottenuto negli ultimi anni, e addirittura ho letto che avrebbe pronunziato la frase posizioni di classifica diverse rispetto agli altri anni. Ora, ovviamente è incontestabile, perché anche qualora si dovesse finire tredicesimi, quattordicesimi, quindicesimi, lui potrà dire: ah, ma io avevo detto posizioni di classifica diverse. Vai Motè a dire: ma le posizioni dovevano essere all'insù e non all'ingiù. Lui ha detto diverse, bisogna essere onesti. Quindi bisogna dare ad interpretazione. Certamente è che io la leggerei un attimino come una retromarcia rispetto a quando si era detto: no, il Bologna lavora per andare in parte sinistra della classifica. Poi ci si azzardava dicendo: no, questi famigerati 52 punti, adesso sembra che si faccia un passo indietro e non si rinominano più queste due situazioni, ma ottenere posizioni diverse di classifica. Molto, secondo me, è molto pregnante come concetto, bisogna tenerlo molto a mente, e lo mettiamo adesso nel cassetto, ci facciamo un nodo, ok, al picciuolo del cassetto, che poi lo riapriremo quando sarà necessario riaprirlo, ok? Quindi la situazione è questa. Ci sono problematiche anche, poi problematiche anche dal punto di vista cessioni, perché un'altra bella domanda che è stata fatta al divaio riguarda i casi di Dykes, ma soprattutto in Bahia, e qua sinceramente ritorniamo sempre alle quelle che sono le mie domande retoriche che mi faccio nella mia mente, che adesso condivido con voi, perché quando sento Divaio parlare di Mbaye e dire che si sta cercando con i loro procuratori, loro perché si intende anche quello di Dykes, le soluzioni migliori per tutti, e poi aggiungendo su Mbaye, perché Mbaye è un ragazzo che è stato per 8 anni qua a Bologna e l'ha fatto con una professionalità estrema per la serie. Mbaye è così un bravo ragazzo che casomai non dovesse, questo lo aggiungo io, non l'ha detto lui, ma sembra quasi che fosse il suo discorso, che casomai dovesse avere il timore di diventare uno svincolato, ma è talmente un bravo ragazzo che un contratto qua a Bologna siamo sempre disposti a farglielo. Cioè, ovviamente non sarà così, o perlomeno mi tocco le balle, però sembra quasi questo, perché io mi chiedo: ma qual è il problema qua a Bologna quando un giocatore, quando un allenatore, quando uno stesso dirigente, insomma quando qualcuno non può più dare un plus alla squadra? Ma qual è il problema di farlo entrare nella stanza dei bottoni e dirglielo? Gli dici: guarda, sei stato fino ad oggi un giocatore eccellente, soprattutto dal punto di vista professionale. Sei stato un allenatore che si è sempre comportato bene, sei stato un dirigente che ha sempre cercato di ottenere il massimo, però ragazzo, sono passati 8 anni, ragazzo, sono passati 5 anni, ragazzo, sono passati 6, 7, 8 anni, le strade poi, sai, gli amori sbocciano, proseguono e poi inevitabilmente finiscono, è un po' i leitmotiv della nostra vita, tutto nasce e tutto finisce. Perché a Bologna facciamo fatica a mettere dei punti sulle storie d'amore che finiscono? La buttiamo sempre quasi sulla carità, e io penso che neanche gli interessati, i soggetti interessati si faccia a loro carità, perché non c'è cosa più onorevole, secondo me, di trattare una persona da uomo, da U maiuscola, il che vuol dire trattarlo come l'avresti trattato in qualsiasi situazione, ok? Anche tra le più difficili che potrebbero essersi venute a creare. Quindi io ragiono così, e entrando ad esempio nello specifico di Sinis Samjajlovic, avrei fatto diversamente. Ho fatto tanti video, tra l'altro penso anche molto, come si vuole sempre battere il chiodo, molto umani con la U maiuscola riguardo a Sinis Samjajlovic, ma personalmente avrei trovato strade diverse, perché si sta perdendo tempo. Io non sono assolutamente d'accordo con chi sostiene che
bisogna mettere il calcio in via secondaria e bisogna privilegiare l'aspetto umano di chi si voglia parlare, sia che si voglia parlare di Mbaye, sia che si voglia parlare di Dykes, di Musa Barro, di Siniša Mihajlović, e fu Riccardo Bigon, ma anche quelli che tipo Claudio Fenucci, ci mettiamo dentro Marco Di Vaio. Ragazzi, bisogna fare il bene del BFC, il bene dei colori rosso-blu. Bene, se si dovesse e si riuscisse ad entrare in questo ordine mentale, secondo me sì che si riuscirebbe a fare un salto di qualità. Quando le strade si dividono, non è che si debbano dividere sempre litigando, sbattendo la porta, insultandosi. Si possono anche dividere rimanendo amici, rimanendo ambasciatori del Bologna. Perché il rientro, e qua finisco nello specifico, con Siniša Mihajlović. Esonerare Siniša Mihajlović, o se vogliamo magari rescindere consensualmente il rapporto, così no, da farlo sembrare comunque un rapporto finito per l'appunto bilateralmente, non vorrebbe poi dire diventare nemici. Si potrebbe comunque continuare, ok, mano nella mano, a percorrere un sentiero, magari in ruoli diversi. Insomma, si può fare di tutto, basta volerlo. E io quello che vorrei non pensare, ma che delle volte mi viene da pensare, che il Bologna non è così, non è così, perché ovviamente sento già chiedermi, lo devi dimostrare, come fai a dirlo, le tue dichiarazioni sono gravissime. È un secondo me, delle volte ho l'impressione che da parte della dirigenza del Bologna Football Club ci sia quasi una sorta di dopotutto, no, ci può giocare a favore il fatto che ci sia Siniša Mihajlović in panchina oggi, perché ci permette di muoverci senza avere pressioni dall'ambiente, ok, di un determinato tipo. E qui concludo dicendo, pensate se ci fosse un Ivan Juric al posto di Siniša Mihajlović oggi, chissà, oppure anche, che ne so, un Ranieri, cioè gente che ha rifiutato in passato, e parliamo di un passato recente, contratti, Ranieri ad esempio con la Sampdoria, perché non c'era un progetto, l'hanno detto chiaro e tondo. Ci sono allenatori che in conferenza stampa continuano a ribadire il concetto di essere ambiziosi, di volere, no, sempre di più, e quindi parlano di ambizione. Ci sono allenatori invece che non ne parlano mai, ma che però rifiutano contratti e dicono no, così non mi sta bene e preferisco rimanere a piedi libero. Quindi c'è e c'è. Vi lascio a voi quindi ogni conclusione con questo panorama, va bene? Adesso staremo a vedere quali saranno le prossime future notizie che giungeranno appunto sul fronte acquisti, cioè centrale di destra, ma anche e soprattutto mi auguro fronte cessioni, perché non ne ho parlato, ma anche Musa Barro, no, sembra essere in procinto di partire da Bologna, giustissimo, e addirittura si sta aprendo adesso sul finire di mercato ad un'ipotesi di prestarlo al Torino, con un possibile futuro di diritto di riscatto che sappiamo essere già con una certezza nessuna che lo potrà riscattare, ma questo vabbè, si sa, lo scoprirebbero eventualmente cammin facendo anche là a Torino sponda granata. Miei cari avventori, dunque, attivate campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati con l'Isola Baccaccio e nuovi video, e io qua da Alfama per il momento vi saluto, ok, bene, e noi ci sentiamo alle prossime. Mo so, che bello. Chiacchiera da bar.